Allora, siamo qui davanti al comando vigili urbani del comune di Acerra perché siamo oggi pomeriggio insieme ai consiglieri regionali, siamo stati sui luoghi più devastati di Acerra, luoghi che a partire già dal 2014 sono stati sequestrati. Nonostante il sequestro, quelle aree vengono continuamente utilizzate per continui sversamenti di rifiuti. Quello che abbiamo notato, e quindi siamo venuti qui a segnalare questa anomalia al comando vigili, che quell'area è sprovvista di una messa in sicurezza e anche addirittura di nastro di sequestro. Quindi siamo venuti qui al comando vigili per chiedere di loro la riapposizione del sequestro e quindi eventualmente un ulteriore controllo su quell'area. Questi sono i fatti che cittadini normali, onesti, che vogliono il bene del territorio fanno, portano portavoce regionali in Regione Campania, del Movimento 5 Stelle, eravamo sul Venticello, c'era Mario Muscarà, Gennaro Saiello. Abbiamo visitato aree critiche di questo territorio. È chiaro che Acerra va attenzionata perché c'è un'evidente emergenza ambientale che va affrontata a tutti i costi e a ogni livello istituzionale sia opportuno intervento da parte nostra. Oggi siamo stati qui a fare questa iniziativa e non mancheranno altre attività che faremo insieme a questo meraviglioso gruppo di cittadini attivi qua sul territorio acerrano.